È iniziata ieri l'era Landrecina. Il medico delle emergenze governerà la città di Como per i prossimi 5 anni. Mario Landrecina si è rivolto ai comaschi, ringraziando i cittadini per il sostegno, promettendo impegno e serietà e facendo appello alla collaborazione. Sempre ieri sono state ufficializzate anche le deleghe. Il sindaco ha tenuto per sé le competenze relative ad affari generali, comunicazione, polizia locale, sicurezza grandi opere, cultura e università. Nel corso del primo consiglio comunale non sono mancate le schermaglie politiche, come era prevedibile. Chi, ad esempio, sperava in una convergenza di opinioni sulla figura della forzista Anna Veronelli per la presidenza del consiglio, si è dovuto ricredere. Svolta Civica, la lista a supporto di Maurizio Traglio, e Partito Democratico hanno infatti puntato sull'ex magistrato Vittorio Nessi, mentre il rapinese ha proposto Ada Mantovani. Al terzo scrutinio, quando basta la maggioranza assoluta e non servono più i 2/3, è stata eletta Anna Veronelli. La consigliera Veronelli ha ottenuto 18 voti, il consigliere Nessi 12 voti, 3 schede bianche. Visto il risultato, proclamo eletta presidente del Consiglio Comunale la consigliera Anna Veronelli. Ogni formazione ha poi scelto il capogruppo. Maurizio Traglio fa un passo indietro e lascia la guida della lista civica a Vittorio Nessi. Il PD sceglie il segretario cittadino Stefano Fanetti. Punta su un under 40 anche Forza Italia, che lascia la guida del gruppo ad Antonio Tufano. Rapinese sarà capogruppo della sua lista. Poi sono stati indicati Patrizia Maesani per Fratelli d'Italia, Giampiero Aiani per la Lega Nord, Fabio Aleotti per il Movimento 5 Stelle, Bruno Magatti per Civitas e Sergio De Santis per Insieme, la lista civica di Landrecina. Non essendo stata raggiunta la maggioranza richiesta dei 2/3, si